Ciao a tutti e ben ritrovati con un nuovo video. Io sono Francesca Falchi, un interior designer e designer. Oggi voglio raccontarvi la mia esperienza al Maker Faire Sardinia che si è tenuto dall'1 al 3 di luglio presso il Museo Archeologico di Olbia. Questa fiera ha raggruppato una serie di persone che, grazie all'ausilio di stampanti 3D e non solo, hanno realizzato una serie di progetti veramente interessanti. Io, nel mio piccolo, con la stampante 3D, ho realizzato la mia piccola collezione di complementi d'arredo. E quindi a questa mostra ho partecipato con grande entusiasmo. Questa era la location dove mi trovavo e questo era il mio banchetto da allestire per la mostra. E quindi vi faccio vedere un attimo come sono andata ad allestirlo. Quindi era un banco abbastanza piccolino, però devo essere sincera, poi alla fine c'è stato praticamente tutto. Quindi ho utilizzato delle scatole come base e ho creato, diciamo, delle altezze dove sono andata poi a posizionare alcuni dei miei vasi, mentre il mio compagno si è occupato della stampante vera e propria, quindi prima di metterla in moto l'abbiamo dovuta ripulire ed assemblare per bene. L'allestimento ha occupato un po' di tempo perché comunque volevo raggiungere un risultato soddisfacente e che potesse comunque attirare il più possibile le persone che venivano appunto a visitare la fiera. Mi sono aiutata con delle basi per mettere in risalto alcuni prodotti, ad esempio quello bianco che vedete non è altro che una tela che io avevo decorato con la tecnica dello stucco e mi è servita proprio per dare spazio di importanza ad alcuni vasi che altrimenti poggiati sulla tovaglia non avrebbero ottenuto lo stesso risultato perché si sarebbero in qualche modo andati a confondere per via del colore. Quindi, dopo vari tentativi, vari spostamenti, alla fine siamo arrivati al risultato finale che devo dire mi ha soddisfatta molto. E anche le persone che sono venute a visitare la fiera sono rimaste molto entusiaste e l'allestimento comunque è piaciuto molto. E dunque questo è stato il risultato finale. Ho esposto praticamente tutti i vasi e i complementi della mia collezione realizzata in stampa 3D, che tra l'altro trovate anche disponibile sul mio shop online. Quindi qua vedete Little Livia, Livia, Cobra, Arco, insomma, Hope, ci sono veramente tutti. E in più ho inserito anche il catalogo che ho realizzato proprio per questa fiera. Ho deciso poi di fare un giro tra i vari espositori. Questa che vedete era un robot, ovvero Martina con due R, e poi qua c'era il mio stand. All'entrata praticamente avevamo questa visuale, io l'ho ripresa dall'alto, dal piano superiore. E c'erano veramente tantissimi, ma tantissimi espositori. Questa era proprio l'entrata con l'inizio, diciamo, dell'esposizione e della fiera. La cosa bella di aver esposto presso un museo archeologico era proprio, andava proprio ad hoc perché si univano l'antico e il moderno in un'ottima simbiosi.
Per elencarvene alcuni, questo era un istituto alberghiero che con l'ausilio di stampante 3D hanno realizzato dei piatti gourmet da mangiare, ovviamente, con delle forme molto particolari. Questa invece era una mostra d'arte e poi dalla mostra d'arte si passava a queste maschere, a questi robot ad altezza umana, tutti realizzati con stampante 3D. E qua veramente l'entusiasmo e la meraviglia è stata tanta perché guardate che cosa hanno realizzato, veramente fantastici. Ho tenuto poi tantissimo a farvi un piccolo excursus di quello che c'è all'interno del Museo Archeologico di Olbia. È un museo veramente molto molto bello da visitare e molto interessante, poiché i reperti archeologici sono innumerevoli. Ma la cosa che mi ha entusiasmato tantissimo è la similitudine con quella che è la mia collezione. Se non la conoscete ancora, beh, vi dico che è ispirata proprio al periodo greco e romano, tant'è che la maggior parte dei miei prodotti hanno nomi di divinità greche e romane e potete notare proprio la similitudine con quelli che sono i miei oggetti e la mia collezione. Mi sono ispirata tantissimo a questo tipo di ceramiche del periodo antico e devo dire che quelli che sono presenti al Museo Archeologico di Olbia sono veramente perfetti per farvi capire quello che è stato comunque il mio intento nel creare la mia collezione Francesca Falchi Designer. E quindi niente, questo è tutto. Io spero tanto che questo video vlog vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella per non perdervi i miei prossimi contenuti. Ci tenevo a ringraziare tantissimo gli organizzatori del Maker Faire Sardegna e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!